Ciao ragazzi e ben ritornati qui su Luparo TV. Dopo gli episodi dell'ultimo episodio, appunto, sembra che ci sia un'atmosfera un po' tesa qui al castello. Infatti, parlando con Kyle, non penso che Miyaki smentirebbe, ma perché dovrebbe farlo, George? Deve esserci un errore. Non si parla d'altro, ragazzi. Ormai George sta sulla bocca di tutti, infatti è andato via, non si sa dove, nemmeno se ritornerà, ma è purtroppo, come dire, è un imputato. Cioè, il fatto resta che lui è il primo sospettoso a questo punto adesso. Principe, è successo qualcosa? Sono tutti alla sala della guerra. Eh già, ragazzi, sembra che ci sia un bel movimento nella sala della guerra. Infatti adesso noi andremo subito lì e niente, porteremo avanti la trama e vedremo un po'. Thank you.
Bene, è arrivato l'ora di creare adesso tre gruppi, ragazzi. Infatti ci dovremmo dividere in tre gruppi per contrastare l'esercito dei Godwin e cercare di rapire appunto la principessa Lim. Roy e Zeras saranno nel primo gruppo e adesso dobbiamo scegliere appunto chi li deve accompagnare. Dunque, adesso faremo vedere un paio di personaggi che non ho fatto vedere. Quindi mandiamo insieme a loro, fatemi vedere, Geno, ovvero la tartaruga gigante. Sono felice di vedere il valore della saggezza di un anziano. Infatti lui dovrebbe prendere già direttamente due posti, ma non lo segna comunque. Poi mandiamo... chi mandiamo altro con lui? Probabilmente basteranno loro tre. Perché Zeras farebbe... si concentrerà sull'attacco, appunto sulla magia. Roy e Geno si concentreranno appunto all'attacco fisico. Allora, portiamo qualcuno a livello di entourage. Voglio farli accompagnare da... vediamo, da Murad che li cura. Il problema è, ragazzi, che adesso i personaggi non hanno tutte l'equipaggiamento che è desiderato, eh. Ecco perché non so chi mandare, sinceramente. Chi possiamo mandare altro? In caso mandiamo... mandiamo Zweig. Anche se già lo conoscete. Mandiamo qualcuno che non conoscete, dai ragazzi, mandiamo a... no, Raven, ancora no, Richard possiamo mandare, esatto, che è un abile spadaccino, e basta, ok, perché appunto dicevo, Genoa prende due posti, va bene così. Dunque, il gruppo guidato da Kyle sarà, innanzitutto, gli diamo un mago, o meglio, una maga. Avevo pensato a Jen, che è un'abile maga, appunto. In più, le diamo il serpente marino. Fatti ricordare adesso come si chiamava... vediamogli anche Mattias, abile nel corpo a corpo. Eccola qua, Bayaruken. E potrebbe anche bastare, ma mandiamo anche Bernadette, la figlia di Skald. Ok, nell'entourage metteremo questa volta un... chi le diamo? Marina no. Cuoci, cedi. Diamogli a Taylor. Beh, oh, aspettate. Vabbè. Allora, Belkut, sempre un onore, Vostra Altezza. E poi volevo portarmi a Zegai. Però porteremo Vicky perché ci serve naturalmente un...
un'abile maga, e in caso porteremo Zegai nell'entourage, anche se li volevo Marina. Mi dispiace, ma l'avrei dovuto dare ad un altro gruppo. Comunque, Zegai lo porto nell'entourage, non si può mai sapere. Ho fatto tornare la gente di Lothlake, Lelkar e Dorat temporaneamente ai rispettivi paesi. Poi ognuno procederà direttamente all'area prevista d'attacco, a nord di Dorat, dove vi incontrerete. Anche la gente di Reftlit e del villaggio dei Castori è andata a casa, ma tornerà qui domani mattina. Pensano che li ho voluti mandare a reclutare altra gente nei loro paesi natini. In realtà, stavo solo pensando di alzare il loro morale per la prossima battaglia. Purtroppo, molti paesi d'origine della nostra gente sono distanti o nelle direzioni sbagliate per rimandarceli. Puntiamo tutto su questa battaglia. Se riusciamo a riprenderci la principessa, vinceremo. Ma se falliamo, il nemico si adunerà sotto il vessillo reale, a prescindere dai desideri della principessa. Se dovesse accadere, perderemo tutto il supporto della gente per cui abbiamo faticato così tanto. Bene ragazzi, adesso questa è la notte prima della battaglia, forse anche decisiva in questo caso. E abbiamo la possibilità, prima di andare a letto, di parlare un po' con tutti i personaggi che abbiamo reclutato all'interno del castello, accompagnata con questa melodia fantastica che per me è una delle melodie più belle di Suikoden 5, ma anche di Suikoden 2, perché ricordo che stava anche lì, anche se in formato diverso, ma comunque veramente bellissima. Allora, principe, finalmente è giunto il momento di questo confronto. Sembra che stiamo aspettando da sempre,
ma allo stesso tempo pare essere accaduto così alla svelta. Ma questa sarà la battaglia finale, giusto? Lo spero anch'io, Lion, lo spero anch'io. Ehi, principe, mi stavo chiedendo, ti spiace mettere una parrucca e fingere di essere una ragazza? Perché vuoi che lo faccia? Non importa perché, mettitele e basta. Pensavo assomigliassi di più alla principessa. Oh beh, presto vedrò quella vera. Non male, non male, Miyakis. Ehi, principe, hai visto Sialitz? Non è nella sua stanza. Cosa? E come faccio a saperlo? Dai, non ti aspetterai mica che ti dica tutti i miei segreti. Kyle, sembra lo stesso, sai, eh? Aspetta, di qua veniamo, giustamente, perché sto ritornando. Boh, nemmeno lo so. Allora, partiamo dall'alto, ragazzi. Partiamo da qui. Vediamo che, con chi possiamo discutere qui al terzo piano. Sembra con nessuno. La torre dovrebbe esserci solamente Serasa. Ok. Di dove sono? Perché dovrei dirtelo? Dovresti pensare a dormire e non a perdere tempo in conversazioni senza senso. Cosa accadrebbe se la runa del crepuscolo venisse usata di nuovo? E non lo so. La mia patria? Provengo da un'isoletta distante, nel mare dell'Est. Lì vivono gli ultimi Sindar e io sono una di loro. Sei sorpreso? A dire il vero, sì. Non vedo la necessità per te di continuare a usare questo castello dopo la battaglia. Sarei felice se finisse il prima possibile. Certo, perché te ne vuoi impossessare tu, vero? Zweig? Ammettilo che hai interesse. Va bene. Allora, vediamo se c'è qualcuno nella sala della guerra. No, sembra che sia vuota. Ok. Allora, usciamo per qua. E lì ci sta Norden, l'ubriacone. Non per dimenticare il passato, ma per godere del futuro. È solo grazie a te che ora posso bere così, Sua Altezza. Sì, farai bene a bere di meno, dai, non ubriacone con la bottiglia di whisky in mano. Buonanotte. Comunque, noi ritorneremo adesso. Ritorneremo adesso al piano di sotto. Tra l'altro, un po' d'aria fresca gli fa bene a Norden, quindi rimani lì, magari puoi dormire fuori là nel balcone che ti farà molto bene. Quindi, torre del secondo piano, qui abbiamo parlato con tutti, ok, la cameriera non c'è bisogno, e George, la stanza di George è vuota, purtroppo, perché lui sembra di aver tradito la patria. Ok, le stanze sembrano tutte vuote. Ma usciamo fuori. Prendiamo un po' d'aria fresca anche noi, dai. Come si chiamava? Come ti chiamai tu? Soldato? Cius? Eccolo. Io sono di Dorat, ma non ho intenzione di tornare a casa. È mio dovere rimanere a difendere Lucrezia dai malintenzionati. La seguirò come un'ombra. E fai bene, se lo merita. Ok, andiamo alla locanda. Caro Belcut, eccoti qui. Non so di dove sono. I ricordi della mia primissima infanzia sono quelli di un gladiatore, uno schiavo. Beh, posso rinfrescarti la memoria. Sei di Kanakan, ecco. Non lo sapevi? Adesso lo sai. Come lo so, non te lo dirò. Oh, qui c'è il pazzo. Grazie per avermi restituito l'albero genealogico tutto intero. Sono lieto che vi sia stato utile. Ah, grazie a te. Ciao Marina, spero che il proprietario e la proprietaria stiano bene. Potrò tornare quando questa battaglia sarà finita, vero? E certo che potrai, Marina, non ti terrò mica qui con la forza. Ok, la stanza degli ospiti è vuota. Come mai? Ah, ok.
sono Müller, fate l'amore con il sapore. E cioè, volevo dire, se il tuo bersaglio ti schiva proprio quando stavi per attaccarlo, sarai l'unico a farsi male. Cerca di ricordartelo. Va bene, signor Müller, è Müller. Ciao Richard. E cosa? Casa mia. È proprio qui, ovunque vi sia Müller, io appartengo a quel posto, Müller. Certo, probabilmente mi colpirebbero in testa se me lo sentessero dire. Pare che questa guerra finirà prima del previsto. Suppongo che prima finisce il massacro, meglio sarà. Ma questo significa anche che presto dovrò cercarmi un lavoro. Diciamo solo che ho le idee confuse al riguardo. Sì, rimani qui che il lavoro ce l'hai come. Ok, scendiamo giù. Ciao pescatore. Quindi facciamo tutto il giro adesso fino a scendere ancora in giù. Ed entriamo qui. Ah, la camera di Josephine. Cosa? Di dove sono? Non è rilevante, credo. Oh, cielo. Allora, base circolare. Questa stanza è vuota, vuota come non mai. Ok, usciamo. Lelkar, la stanza di Lelkar. I proprietari, gli abitanti sono tutti via. Ok, certo, perché Lady Lucrezia li ha mandati a casa, appunto. Anche quelli di Lothlake, giustamente. E i banditi invece, voi che fate? Voi siete rimasti qui, ok. Sono qui per te, principe. Grazie, lo sapevo. Mi fa molto piacere. E mio fratello e io siamo di Rainwall, come Roy. Ma non ci importa tornarci. Chi vorrebbe mai tornare in una città sotto il dominio di quei buffoni dei Barrows? In effetti, meglio stare qui. Lasciami stare. Scommetto che sei scocciato perché... no? Per Lion. Ti capisco. Ti sei preso una cotta per lei, ma stagli lontano perché quella è la mia protettrice, caro. Dunque, oh, una tigre. Ernst. Ok. Quel Levi era eccitante per qualcosa di completamente diverso. Non era nemmeno interessata alla runa di Ernst. Lo dici tu, cara. Vedi che è interessata e come, altrimenti non avrebbe insistito per venire qua al castello. Ricordatelo. Va bene, andiamo avanti. Questa stanza di chi è? Dei giapponesi. No, ma come usciamo? Non c'è nessuno tanto. Sable? Beh, saranno tornati a Sable. No, caro Dean. Noi di Sable, me incluso, siamo determinati a stare con te finché non vincerai in sua altezza. Non preoccuparti per noi. Non mi preoccupo perché so che siete in buone mani. E anche io in questo caso. Bene, andiamo avanti. Ah, di qui si esce, bene. Vediamo, vediamo, vediamo. Mappa, mappa, ammiraglio. Ti prego, stai attento. Lo sarò, lo farò. Raven, piccolo ladro, hai intenzione di portare via la principessa al nemico, vero? Come speri di riuscirci senza di me, il mago dei ladri? Ci riusciremo. Non ti ho portato perché sapevo che combinavi guai. Allora, la sala della mappa. Signor Panzone, sono di Solfalena, quindi non tornerò. Oh sì, scusa, anche tu sei di me. È normale, sono il principe, che ne pensi? Ci torneremo, tranquillo. Dove sono gli ammiragli? Non c'è nessuno. Bene, usciamo, usciamo. Biblioteca, vediamo chi sta a leggere i libri a quest'ora. Come si chiama? Al-Hazeret. Il principale pericolo per i libri non è né una calamita naturale né la decadenza, ma la guerra degli umani. Spero e prego che le fiamme di questa battaglia si spengano prima che sia troppo tardi. E lo spero anch'io. Lo spero anch'io. Bene, bene. Qui ci stanno i cavalieri. Ti prego, parla con Isabel, non con me. Ok, va bene.
Combattere l'ingiustizia non è sempre la cosa migliore da fare. Se così facendo altri innocenti perdono la vita, allora questo atto in sé diventa un male più grande. Il tuo piano di porre fine a questa guerra è stato molto apprezzato. E almeno tu lo apprezzi, quello là manco mi vuole parlare. Va bene, chi altro sta qui? Andiamo, usciamo. La cuoca. Buona fortuna, principe. Saziati col cibo di mio padre. Lo faremo. Giovane socievole, ok. Sì. Bernadette, sarebbe carino vedere la pace restaurata al Falena, ma questo significherebbe per me tornare agli stati insulari. Non vorrei andarmene ora, soprattutto perché sono appena arrivata. Vabbè. Sono venuto qui per sdebitarmi del tuo aiuto, ma pare che questa guerra finirà prima del previsto. Meglio così, no? La guerra non è mai bella. Pregherò perché questa operazione sia un successo, Sua Altezza. Grazie. Di qua non si passa, ci stanno i tavolini di mezzo. Ehi, cuoco, preparami qualcosa da mangiare. Stasera ci sarà il pienone. Devo preparare abbastanza pasto per l'esercito intero. Ok, fai bene, perché con la pancia piena si combatte meglio. Nikea, ho ordinato un pasto extra deluxe da Arezzo, così sarà tutto perfetto. Chiunque combatta contro di me, domani se ne pentirà. Bene. Cornelio, ancora questo da fare prove? Che notte tranquilla, ho la canzone perfetta per questa atmosfera. Purtroppo non abbastanza elfi, Doremi! Che peccato, dannazione! Va bene ragazzi, va bene, credo che abbiamo parlato quasi con la maggior parte dei qui presenti. Adesso possiamo anche tornarcene in camera nostra e andare a fare un pisolino, così possiamo dare via alla battaglia. Dunque, torre del secondo piano, ma prima andiamo al primo piano. Perché mi sembra una delle poche stanze che non ho visitato. I negozi sono chiusi ovviamente a quest'ora. E Gavaia, andare a casa? Non farmi ridere, amico. Me ne sono andato da quel posto tanto tempo fa. Carina, vero? Ho creato questa linea da solo. Fa pazzire le donne. Chiudi quella linguaccia, stronzo. Oh, non penso che useranno la runa crepuscolo questa volta. Perché no? Intuito. Ok, Jen. Se lo dici te. Anzi, Guy. Muto come al solito. Meglio così. La meglio parola, la migliore parola è quella che non si dice. E cibo. Sì, buonanotte. Lucerina, tu che mi dici? È un po' triste vedere tutti tornare a casa. Non voglio tornare al Rainbow. Non la farò finché non mi sarò redenta da tutti i peccati che la mia famiglia ha commesso. Vabbè, sembra quindi che dopo questa battaglia tutti torneranno a casa. Che possiamo fare? Comunque ragazzi, è arrivata l'ora di andare a letto. Siete pronto per andare a dormire, Vostra Altezza? Sì. Molto bene, Vostra Altezza. Sogni d'oro. Lady Silenes. Huh? Oh, it's you. You nearly gave me a heart attack. Well, things turned out just like you said. What should we do now? What is it that you wish to do, Your Highness? Me? Yes. I don't know. At this stage, there is surely no need to go over the details of the operation again.
If everything goes as planned, this will be the final battle. Or rather, let us make this the final battle. To victory! Yeah! Iniziano le battaglie, ragazzi, le battaglie decisive. Ok, speriamo che vada bene, dai. Eccola lì la tartaruga. Ok, concentriamoci assolutamente su Alenia. Mamma mia, questi sono soldati eliti. Speriamo bene, dai. Aspettate. Formazione. Rispawni. Proviamo così. Comunque, quindi Roy, Alenia. Dai. Gli altri si devono per forza concentrare tutti su Alenia. Vai. Speriamo che li abbattiamo subito, ragazzi. Ai ai. Vai. Adesso tutto su Alenia. Madonna. E che fa? Si para sempre questa? Vabbè, dai. Non fa nulla. Ultima volta di meteore e speriamo che poi ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non è abbattuta? Merda. È più ostica di quanto pensassi. Ok, niente, continuiamo con questa strategia perché
cosa voglio fare. Cometa 800. Divisi tra tutti i nemici. E questo del tifone qual era? Ok, per curarci. Niente, facciamo questa qua allora. Proviamo. Male che siamo, che abbiamo la tartaruga che si sa difendere bene. Ok, credo ce l'abbiamo fatta. Oh sì, la pagherai veramente cara, lurido verme che non sei altro. Ok, speriamo bene ragazzi. Qui ho un po' di brutto presentimento, sinceramente. Ok, così. Proviamo. Dunque, Kyle. Qui ancora una volta tutti su Saka. Prima del fuoco, grande esplosione. Una runa magia curativa, benissimo, blocca gli incantesimi 5-2. No, anche io ci sto nel mezzo. No, no, bene, lei ci aiuterà a curare, meglio così. Proviamo il serpentone, vediamo che sa fare. Meno male che si concentrano, quasi tutti su di lui. Oh mio Dio, lei non deve morire. Speriamo che mandiamo subito giù i scagnozzi, così possiamo già subito curare con Bernadette. Dannazione. Ok, niente, attacchiamo i soldati di dietro, ragazzi, perché sono fondamentali loro, che muoiano il prima possibile. Te ci curi subito. Ok, speriamo bene, dai. Ok, perfetto. Almeno ci ha curato. Siamo sulla buona strada, ragazzi. Adesso i scagnozzi dovrebbero crollare e rimane solamente Zanak. Supa. Ok, adesso possiamo riprendere fiato.
adesso questa magia del caso. Meglio di niente, dai. Tutti nemici, ok? Non fa mai male. Vai. Tiè, quello si para sempre. Ma non gli ha tolto niente. Dai, che ci siamo quasi. Ok, con Kai l'attacchiamo. Con lei nuovamente la runa del muro cosciente. Tu difenditi perché sono crepi. Lei ci cura nuovamente. E con Bayakuren attacchiamo, vai. Ancora non crolli, eh? Non vuoi crollare? Va bene, tanto abbiamo ancora molto a disposizione. Vai, che adesso ce l'abbiamo fatta. Porca miseria, perché di pari? Vai. Anche tu, Galleon, ti ci devi mettere proprio in mezzo ai piedi. Vabbè, mi dispiace. Benissimo, allora, formazione? No, non è buono, sì. Mi dispone. Vorrei tigre, però ora quello lì... Vabbè, lasciamo così, dai, io volevo Belkut in avanti. Proviamo così. Vabbè, dai, facciamo così. Allora, comunque, ragazzi, attacco cooperativo. Abbiamo difensore estremo. Ah, con Miakis, proviamo. Con lei facciamo la runa di terra. Ok, con lei ci possiamo proteggere. Proviamo terremoto, la runa terremoto con lei. Sieliz anche lei. Tutti i nemici, bene. Anche runa di falco a Galleon. E con lei ovviamente la runa del fuoco, gran esplosione. Vai, proviamo.
Ah, più o meno lo stesso stile di combattimento. Bene. Dai, Falcon. Grande. Dai, Vicky, buttali a tutti a terra, dai. Credo in te. Sauva. E vabbè. Potere reale, no? Ha lei anche una runa. Runa dello scudo, magia di scudo, bla bla bla. Vabbè, è solo protettivo, quindi attacchiamo semplicemente con Miyakis. Attacca. E runa del fuoco, gran esplosione. Mi spiace, Galleon, è finita. Here we go. Vittoria. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Stop! Lady Silence? Galleon, you're better at patching people up than some doctors, right? Please take a look at Leon's wounds, quickly. But, Your Highness, I... Galleon, now! Yes, Your Highness. This wasn't part of the plan, Dolph. Injuring one of them will make it less likely that we'll be pursued. That doesn't justify your actions. Silence! I'm sorry, Lim. But I'm afraid I'm going to have to take you back. Back to Sol Felena. What did you say? Lady Silence! You've got to be joking! I can understand that you're worried about Lim, but you better focus your concern on Leon right now. Princess! Don't move! Miyakis! Leon! Princess! Princess!
both suspect normal. What? Your Highness, we should be able to move her now. Let's get her to a doctor, quickly. Do you think Leon will be all right? We have no choice but to put our trust in Dr. Silva. Damn it! You! Ugh, how could you let this happen? You were right there! Roy, that's enough. Leon was fulfilling her duty as the prince's bodyguard. If you're gonna be blaming the prince, you're just blaming Leon, too. Whatever. You're just making excuses! If you're going to make noise, do it elsewhere. We have a patient here. Doctor! How is Leon doing? She's out of danger now. She's going to be all right. Really? Oh, that's great! Oh, thank goodness! Thank goodness! What will it take to shut you guys up? Prince, you can see Leon now. Beh ragazzi, come al solito, sono ancora una volta senza parole, veramente. Non so che dire.
Lady Sealitz, come ha potuto? Cioè, ma c'eravamo quasi e poi a colpo questa sua azione non ha alcun senso adesso. Avrà avuto probabilmente le sue motivazioni, ma non saprei. Comunque io adesso vorrei salvarmi prima di andare a parlare con Galleon. Vediamo se possiamo andare a riposare un attimino da Marina e salvare appunto la nostra partita, perché è dall'inizio che non salvo e non vorrei che ci sia qualche imprevisto. Comunque la battaglia tutto sommato è andata bene, abbiamo respinto diciamo l'avanzata nemica. Cavolo, non mi fa salvare. Ok, allora aspettate, dobbiamo scendere giù all'entrata del castello, dovrebbe esserci il punto di salvataggio. Dicevo, l'azione di prima George, ora adesso Lady Sealitz, qualcosa non torna ragazzi. Aspettate, ma devo salire più in su. Eccolo lì, la sfera di salvataggio. Ma sono veramente curioso di vedere come andrà a finire adesso. E niente. Ma infatti, adesso ripensandoci, era da un po' che Lady Sealitz la vedevo un po' strana in effetti, ragazzi. Molto strana. Sempre con la testa da un'altra parte, pensava molto, era... Non c'era mai veramente in una discussione, quando si parlava di cose importanti lei era sempre altrove, con la testa fra le nuvole, quindi qualcosa la turbava. Il fatto anche che lei si incontrava in privato con Dolph rende la situazione ancora più grottesca. Comunque, vediamo cosa ha da dirci Galleon. Their troops are just as human as we are. Let the Queen see your courage! Here they come.
threatening me, the Sun's vicegerent, the executioner of justice, is a grave offense that deserves death. Arsta, no! Insects like you aren't even good enough to be tortured. I'll crush you myself right now! Arsta, snap out of it! That's it. I've had it with such worthless subjects. People who don't even know right from wrong. I will bring Lord Lake's fate to the entire country! Worthless subjects who dare defy me! Face the divine vengeance of the Sun! Do you really want me to go through with this? Curse me if you want to. I can take it. No. No, George. You did the right thing. You saved me. And more importantly, you saved Valena. Thank you. Your Majesty!